Da tovaglietta a cestino portatutto. Ho scelto una tovaglietta di quelle in plastica, la piego in questo modo al dritto contro dritto e farmi i laterali. Faccio dei quadrati sul fondo che taglierò e vado a cucire i laterali. In descrizione trovate le misure. Apro in questo modo gli angoli, li pinzo e vado a cucire. Rigiro al dritto il mio cestino. Piego verso l'interno di 1 cm tutta la parte alta per andarla a rifinire e vado a cucire a macchina. Infine, per dare un po' più struttura, piego in questo modo tutti gli angoli, li fermo con le pinze e andrò a fare una cucitura con punto dritto molto molto vicino al bordo. Questo è il cestino finito, dentro ovviamente potete metterci quello che volete. Da tovagliette a borsa. Ho preso due tovagliette tonde, le metto una sull'altra e applico le clip per tessuti su 3/4 di giro. Farò una cucitura dritta vicino al bordo. Poi ho preso 3 strisce di tessuto, queste sono 4x150, le piego sul lato lungo per creare un tubolare lunghissimo. Quindi prendo l'uncino per rigirarle al dritto. E queste mi serviranno per fare i manici. Le fisso insieme in questo modo sul tavolo e vado a fare una treccia lunghissima. Divido a metà la treccia e fermo le estremità con una clip perché poi andrò a cucire con un punto dritto per fermare insieme i fili. Poi sull'apertura le posiziono centrali e piego verso l'interno l'estremità della treccia e fisso con gli spilli, prima da una parte e poi anche dall'altra. Andrò a fare una cucitura per fermare i manici sulla borsa e questo è il risultato finito. Da tovaglietta a pochette. Ho scelto una tovaglietta tonda, la piego in questo modo sui lati e poi la parte bassa la porto verso l'alto. Fermo le pieghe con le clip, in questo modo è anche più semplice gestire tutti gli strati. Poi, se vedete, la parte alta tende ad aprirsi, quindi applico delle clip anche qui e decido anche di riposizionare il fondo un pochettino più in alto per averla un pochettino più capiente. Infatti le misure sono indicative a seconda di quanto la volete grande. Cucio i laterali. E poi con il punteruolo vado a forare lo strato esterno e anche quello interno contemporaneamente in modo da creare la posizione del bottone. Quindi inizio posizionando bene le parti interne del bottone, le chiudo con la pinza e la stessa cosa la faccio con le parti esterne. Premo bene e questo è il risultato finale. Per ultimo ho fatto dei punti a mano qui per fermare insieme gli strati. Da tovaglietta ad astuccio portapenne. Piego la parte bassa della tovaglietta in questo modo di circa 11 cm e fisso con le clip. La parte alta invece la piego di 4 cm e anche qui fisso con le clip. Farò delle cuciture vicino ai bordi in modo tale da fissare queste pieghe. In realtà questo passaggio è anche facoltativo. Ora vado a cucire i laterali e su uno dei due vado ad inserire l'elastico, in questo modo piegato a metà e allineato più o meno al centro della tovaglietta. Quindi faccio le mie cuciture sempre con punto dritto. Tutte le misure le trovate in descrizione. Nel mio astuccio ci voglio mettere delle matite, quindi prendo le misure, serviranno 2 cm e quindi applico gli spilli a distanza di 2 cm uno dall'altro e vado a cucire dove li ho posizionati. Questo è il risultato finale, ovviamente lo potete chiudere in questo modo, io spero che il tutorial vi sia stato utile, seguitemi per vederne degli altri. Ciao!